Parliamo della AQSL Synthesi GTX, una scarpa particolare, una scarpa destinata, lo premetto, ad un pubblico esperto, un pubblico di camminatori che sanno dove appoggiano il piede in ogni istante. Una scarpa che ammortizza il giusto, niente di più, ed è adatta a terreni impervi, a terreni con molti sassi, avvicinamenti, approach alle grandi pareti. Andiamo un po' a descriverla, intanto ve la mostro. Partiamo dalla lacciatura che arriva fino in punta, quindi riesce a chiudere bene anche la parte anteriore dove ci sono le dita, che è la parte più sensibile. Perché? Perché questa è una scarpa che ci può consentire di andare in ferrata, di fare delle arrampicate, grazie anche alla sua climbing zone che vediamo qui nella suola Vibram. Ovviamente questa parte deve essere più rigida, deve essere solida, deve sostenerci, ma nel complesso la scarpa è abbastanza rigida, e questo per un piede non esperto potrebbe risultare non piacevole, soprattutto su terreni uniformi, su uno sterrato assolutamente agevole. C'è una sensazione di rimbalzo, una sensazione di vibrazione. Infatti, ripeto, questa è una scarpa al cui interno deve andare un piede che sa sentire il terreno e che sa muoversi nel modo giusto. Dopodiché la portiamo nel bosco, la portiamo sul muschio, la portiamo sulle rocce, la portiamo in tutte le condizioni dove il piede deve essere protetto, ma deve rimanere sensibile. Quindi poco materiale, diciamo, al di sotto del piede, proprio per fare in modo che il piede senta tutto quello che succede. Detto questo, ribadisco il concetto: non è per tutti, è una scarpa per esperti, per professionisti, per gente che in montagna ci va seriamente e ha bisogno veramente della massima performance.